Buon pomeriggio dal TGR Lazio. Preoccupa in queste ore l'individuazione in Italia della variante indiana del Covid. Nel Lazio è sotto osservazione la comunità SIC con un'indagine epidemiologica, quella dei tanti lavoratori indiani impegnati in agricoltura nel Pontino, soprattutto su chi è rientrato da poco dall'India. I primi test effettuati allo Spallanzani hanno dato esito negativo alla variante. Ci si chiede anche se la nuova mutazione possa compromettere l'efficacia della campagna vaccinale in corso. I servizi di Mauro Scanu e Antonella Armentano. Resta alta la guardia in provincia di Latina, dove si teme la presenza della variante indiana all'interno della comunità SIC, in cui vivono 12.000 persone regolari e altrettante senza documenti. Una situazione potenzialmente esplosiva per via del sovraffollamento, soprattutto dei lavoratori irregolari. Negli ultimi giorni nella provincia sono risultati positivi 262 cittadini indiani e 36 minori, concentrati soprattutto a Latina, Sabaudia, Pontinia, San Felice Circeo e Terracina. I primi test elaborati allo Spallanzani non hanno rilevato tracce della variante indiana, ma si continua con gli screening nelle diverse aziende agricole della zona. Questa mattina riunione in prefettura Latina con istituzioni, ASL e rappresentanti della comunità. Stanno arrivando 1.000 persone dall'India che si distribuiranno su tutto il territorio nazionale. Alcune di queste saranno dirette alla provincia di Latina e quindi vogliamo insieme ai capi comunità far arrivare subito all'inizio nell'aeroporto tutte le informazioni possibili in lingua indiana, potenziando eventualmente anche il numero dei mediatori culturali e linguistici. Sul territorio verranno istituiti dei centri per gli screening, ma anche degli hotel Covid per ospitare i positivi che vivono in condizioni difficili. Resta la preoccupazione per i lavoratori senza documenti, per intercettare i quali nei prossimi giorni potrebbe entrare in campo emergency. Quelli irregolari, quando vengono a fare controlli, non presentano perché hanno un problema di documenti. Allora bisogna fare una cosa umanitaria, che chi c'è documenti o chi non c'è documenti non devono avere paura e devono controllare tutti quanti, così eliminiamo questo problema grave.